Many voices from the world in which we live tell us we should live. Molte delle voci del mondo in cui viviamo ci dicono che dovremmo vivere in modo frenetico. Ci sono sempre più cose da fare e da raggiungere. Tuttavia, dentro ognuno di noi vi è la necessità di avere un luogo di rifugio in cui prevalgano la pace e la serenità. Un luogo in cui possiamo riposarci e riacquistare le forze per essere pronti per le pressioni future. Il luogo ideale per questo tipo di pace è tra le mura della nostra casa, nella quale abbiamo fatto tutto il possibile per rendere il Signore Gesù Cristo la colonna portante. In alcune famiglie è presente il padre, un degno detentore del sacerdozio, che insieme alla madre, fedele e devota, guida in rettitudine. Molte famiglie hanno invece situazioni diverse. A prescindere dalle vostre circostanze, potete incentrare la vostra famiglia e la vostra vita sul Signore Gesù Cristo, poiché Egli è la fonte della vera pace in questa vita. Assicuratevi che ogni decisione che prendete, sia essa temporale o spirituale, sia influenzata da ciò che il Salvatore desidera che voi facciate. Quando Egli è al centro della vostra famiglia, ci sono pace e serenità. Vi è un sentimento di sicurezza che riempie la casa ed è percepito da tutti quelli che vi dimorano. I genitori non sono i soli a dover seguire questo consiglio, benché sia loro il compito di fare da guida. I figli possono essere responsabili di migliorare nella famiglia gli sforzi incentrati su Cristo. È importante che i genitori insegnino ai figli a riconoscere il modo in cui le loro azioni influiscono su tutti coloro che vivono in casa. I figli a cui viene insegnato a sentirsi responsabili delle proprie azioni, siano esse giuste o sbagliate, crescono diventando cittadini degni di fiducia nel regno di Dio. Sono certo che potete riconoscere i principi fondamentali che permettono alla vostra famiglia di essere incentrata sul Salvatore. Il consiglio profetico di fare la preghiera personale e familiare ogni giorno, di studiare le scritture quotidianamente da soli e come famiglia, e di tenere la serata familiare settimanalmente, sono gli elementi essenziali e fondamentali per edificare una casa incentrata su Cristo. Senza queste abitudini, sarà difficile trovare la pace e il rifugio dal mondo così tanto desiderati e necessari. Siate obbedienti agli insegnamenti profetici che Cristo desidera che seguiate. Non razionalizzate la felicità futura prendendo delle scorciatoie, invece di applicare i principi sicuri del Vangelo. Ricordate, le piccole cose portano a grandi cose. Le leggerezze e la noncuranza apparentemente insignificanti possono portare a grossi problemi. Ancora più importante, le abitudini semplici, buone e costanti conducono a una vita piena di abbondanti benedizioni. Voi, bambini della primaria, voi, giovani uomini e giovani donne nei programmi per i giovani, e voi, fedeli missionari che state servendo ora, state facendo molte cose in modo molto più efficace di quanto io fossi in grado di fare alla vostra età. Nella vita preterrena avete dato prova di essere fedeli, obbedienti e puri. Avete lavorato duramente per sviluppare talenti e capacità, per prepararvi ad affrontare la mortalità con coraggio, con dignità, con onore e con successo. Non molto tempo fa siete venuti sulla terra con tutte quelle capacità eccezionali e potenzialità infinite. Eppure vi è un pericolo reale nell'ambiente che vi circonda. Il vostro grande potenziale, la vostra abilità, potrebbero essere limitati o distrutti se cedete alla contaminazione ispirata da Satana intorno a voi. Ciò nonostante, Satana non può vincere il Salvatore. La sorte di Satana è decisa.
lui sa di aver perso, ma vuole portare con sé quante più persone gli riesca. Proverà a distruggere la vostra integrità e le vostre capacità, sfruttando le vostre debolezze. Restate dalla parte del Signore e vincerete ogni volta. Vivete in un mondo in cui la tecnologia fa progressi a un ritmo sorprendente. Per molti della mia generazione è difficile tenere il passo con tutte queste innovazioni. A seconda di come viene usata la tecnologia, questi progressi possono essere una benedizione o un ostacolo. La tecnologia, quando compresa e utilizzata per scopi retti, non è una minaccia, bensì un arricchimento della comunicazione spirituale. Per esempio, molti di noi possiedono un dispositivo elettronico che può stare in una tasca. Raramente usciamo senza. Lo possiamo consultare molte volte durante il giorno. Purtroppo, questi dispositivi possono essere fonte di oscenità e di perdita di tempo. Se invece è usata con disciplina, questa tecnologia può essere uno strumento di protezione contro i mali peggiori della società. Chi avrebbe immaginato solo pochi anni fa che tutte le opere canoniche e anni di discorsi della conferenza generale sarebbero entrati in una tasca? Averli semplicemente in tasca non vi proteggerà, ma studiarli, meditarli e ascoltarli ogni giorno durante i momenti tranquilli migliorerà la comunicazione tramite lo spirito. Siate saggi nel modo in cui rendete la tecnologia parte della vostra vita. Segnate i passi importanti delle scritture sul vostro dispositivo e consultateli spesso. Se voi giovani esaminaste un passo delle scritture con la stessa frequenza con cui mandate SMS, in poco tempo potreste aver memorizzato centinaia di versetti. Quei versetti si dimostrerebbero una potente fonte di ispirazione e di guida tramite lo Spirito Santo nei momenti di bisogno. Fare tutto ciò che possiamo per invitare la dolce influenza ispiratrice dello Spirito Santo nella nostra vita è essenziale nel cercare di incentrare la nostra famiglia sul Salvatore. Agire con obbedienza.